Ciao a tutte, ciao a tutti! Oggi vi racconto le letture che ho fatto nel mese di ottobre. Ciao lettrice, ciao lettori, ben ritrovati o benvenuti sul canale. Come va, come state? Se è la prima volta che venite qui, io mi chiamo Martina, questo è il wrap up il mio resoconto delle letture del mese appena passato, il mese di ottobre. Come sempre, raccontatemi che cosa state leggendo, se avete fatto delle esperienze particolarmente significative, se c'è qualcosa che volete condividere con gli altri, scrivete pure nei commenti, perché questo è uno spazio condiviso ed è molto bello che sia così. Il Verboppa di oggi sarà un po' diverso dal solito, per due motivi. Primo perché i libri che ho letto ad ottobre non sono stati moltissimi, ma soprattutto sono stati dei libri verso i quali ho sviluppato delle reazioni di amore e odio piuttosto forti, un conflitto interno che non ho del tutto risolto, eppure sono dei libri di cui per varie ragioni vi voglio parlare. Non vale naturalmente per tutti i titoli, però per diversi eh, sì. E poi perché vorrei che questo wrap-up fosse anche l'occasione non solo per parlarvi dei libri in sé, ma anche per fare delle incursioni su riflessioni, considerazioni personali. Capisco che non è un wrap-up canonico e che molti di voi magari si aspettano così la carrellata veloce dei libri, però in generale, fra le tante riflessioni che mi stanno accompagnando in questa fase della mia vita, c'è anche una sorta di grande repellenza per tutto questo fast. Review che si vede in giro. È qualcosa che trovo del tutto anticulturale e molto respingente. Mi riferisco in modo particolare a quello che succede su social più rapidi di YouTube, come TikTok naturalmente, ma talvolta anche Instagram. Punti di vista consumati troppo velocemente, libri consumati troppo velocemente, nemmeno se fossero dei Margarita, e non. È la mancanza di un tempo per assimilare e per restituire e questa velocità questo consumo e, e poi questa espulsione quasi come a dovere di cronaca dicendo sì no va bene non va bene mi è piaciuto non mi è piaciuto mi sembra davvero un, un insulto alla capacità di discernimento e di approfondimento dell'essere umano siamo noi noi esseri umani ad avere nelle mani la possibilità di Fare il meglio o fare il peggio, sta tutto a noi, questo. E se non cerchiamo di farlo in qualche modo, continueremo ad essere soltanto delle marionette di un sistema consumistico che ci porta ad acquisire, 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 restituire, restituire senza lasciarsi sedimentare niente. E questo io lo devo dire per coerenza verso quello che ho sempre fatto, per rispetto verso quello che ho sempre fatto e per rispetto anche verso quelle persone che in maniera anche più cosciente, più professionale di me, perché lo hanno scelto come mestiere, dedicano alla lettura dei libri, all'analisi, alla recensione, ma anche proprio allo studio il cuore della propria vita. Per questo motivo il proposito di oggi probabilmente durerà un po' di più. Se vi annoia... Potete tranquillamente staccare il video e passare a qualcun altro di più rapido, però, appunto per rispetto nei confronti di me stessa e del modo che io ritengo debba essere quello giusto di comunicare le cose, per quanto riguarda me, il mio modo di essere, magari mi dilungherò un po' di più. Bene, andiamo con le letture. Del mese di ottobre. Alcune ve le ho già presentato, ve ne ho parlato, quindi su queste sì facciamo un passaggio rapido e veloce perché ci sono già dei video nei quali ho affrontato questo tema. E il primo è La signorina Zeisig e l'amico americano di Kirsten Kans, edito Emons, è il libro che ho letto per l'iniziativa Indiebooks Un progetto al quale aderisco sempre con moltissimo piacere, perché è un progetto che ci permette di scoprire case editrici indipendenti, così come è stato concepito da El Leonora, Mr. Tellino, diversi anni fa. La casa editrice che era stata scelta per il mese di ottobre era appunto Emons, e dal momento che io la conoscevo già come casa editrice, in particolare per quanto riguarda la produzione di audiolibri, ho deciso questa volta di leggere un libro di un'altra collana. Questo è un libro della collana Gialli Tedeschi, si tratta di un poliziesco che Affronta un'indagine che si sviluppa su due tronconi principali: l'omicidio di un neonato e il ritrovamento del cadavere di un uomo nero nella Monaco del 1963. Di questo libro vi ho parlato in modo approfondito nel video Indiebooks, quindi vi rimando a quel video che troverete. Qui sotto in descrizione o qui sopra nelle schede per sapere un po' di più che cosa mi è parso. Per me, vi dico rapidamente se non lo avete ancora visto, è stato un, eh, un regalo eh, perché è stata una sorpresa. Non mi aspettavo che un libro di questo genere potesse comunque interessarmi così come ha fatto. L'altro libro di cui vi ho già parlato è quello è precipitato. Vabbè, poi ti prendo scusa. Eh, L'altro libro di cui vi ho già parlato è Guerra Festa di Flaminia Colella, edito carta cante editore. Qui abbiamo una raccolta di poesie. Quindi genere completamente diverso: genere che non so se lo sapete, ma è il più pubblicato in assoluto in Italia, ma anche il meno letto. Ed è un genere che eh, io Vado a toccare ogni tanto, dipende dai momenti, però mi piace perché la poesia ha un suo ritmo, un suo codice, una sua necessità, risponde ad un'urgenza che è qualcosa di molto diverso dalla narrativa. Non è detto che queste due cose non convivano, anzi molto spesso le prose possono essere anche molto poetiche, però sono due linguaggi differenti che a mio avviso vanno conosciuti in maniera eh, comunque parallela, cioè entrambi meritano. Vi ho parlato di questa raccolta di poesie proprio in una live perché ho avuto eh, l'autrice ospite qui sul canale e quindi ci ha parlato un po' di come è nata questa raccolta, che è anche una raccolta corredata da fotografie che illustrano un po' i luoghi cari a lei, ma anche i luoghi eh, protagonisti di questa narrazione. Perché è una narrazione in forma di poesia, ma comunque c'è una storia: la storia di un conflitto, di combattimenti, di un contrasto simorico fra il lottare e la ricerca invece di una festa. Ecco il perché anche del titolo. Anche in questo caso, se volete saperne di più o sentire parlare l'autrice, trovate il video sul canale. L'ultimo libro di cui abbiamo già parlato eh, insieme è la lettura scelta per il GDL, il gruppo di lettura che ho su Facebook e su Telegram dedicato ai classici. Ci trovate appunto su Facebook, su Telegram, trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione se avete voglia di unirvi a noi e leggere insieme qualche altro libro. Il libro che abbiamo scelto per ottobre era L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Marquez e su questo eh, vi ho già detto vi ho già detto abbastanza eh, Gabriel García Márquez è un grandissimo scrittore su questo non ci sono dubbi a proposito se vi interessa eh, approfondire un po' qui sul canale trovate anche una mia eh, analisi un po' di eh, cronaca di una morte annunciata dello stesso autore qui abbiamo un romanzo che è diventato famosissimo anche dopo eh, la versione cinematografica si tratta di una storia D'amore? Sì e no. È una storia d'amore, ma è anche una storia di una grande ossessione. È un libro molto controverso per tanti aspetti. Ambientato a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento in Colombia, il protagonista della storia è un uomo che si chiama Florentino Ariza, che lavora per una compagnia fluviale, ma Consacra tutta la sua vita ad un amore ossessivo, perché questo è, per una donna conosciuta quando lei era una ragazzina, poco più che una bambina, Fermina Data. E che poi non è diventata sua moglie, perché nonostante i primi approcci e uno scambio di lettere in cui i rapporti fra i due si erano riscaldati e si erano fatti più affettuosi eh, e si era anche parlato di un possibile matrimonio, lei invece sceglierà, eh, o meglio, sarà nelle condizioni di sposare un'altra persona, un medico rinomato del eh, paese. E tutta la vita di Florentino Arita diventa una sorta di attesa prolungata quasi infinita un'attesa del momento in cui potrà riavvicinarsi a Fermina una storia d'amore lunga una vita ma una storia appunto anche di una grandissima ossessione ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato in live trovate il video sempre sul canale nella sezione live oppure se mi ricordo metterò qui sotto da qualche parte All'inizio di questo mese sono stata eh, a Southampton con la mia scuola, perché la mia scuola è eh, gemellata con il progetto Erasmus Plus. E insomma abbiamo avuto l'opportunità. Io e altre quattro colleghe siamo andate a Southampton per fare un corso di formazione. Vi sto dicendo questa cosa un po' per dirvi che ehm, le scuole fanno tante cose oltre che stare in classe, ma ci sono tante altre eh, attività, progetti dinamiche. Fatemi sapere magari se ci sono insegnanti fra voi, se anche nelle vostre, nei vostri istituti ci sono questo tipo di gemellaggi, anche di formazione non solo per gli studenti, ma pure per gli insegnanti. Perché io credo che sia molto importante, è stata un'esperienza molto importante, formativa per quanto mi riguarda, ma eh, ve lo sto dicendo anche perché. Durante questo viaggio ho portato con me il cobo. Io leggo in digitale, leggo in digitale perché lo trovo molto comodo anche se il piacere della carta lì non, non ci piove sono d'accordissimo con, con voi però in viaggio preferisco decisamente il Kobo è molto più pratico e quindi ho letto dei libri che avevo all'interno del Kobo e che eh, vi voglio un po' presentare primo fra questi non è un romanzo no in realtà nessuno, nessuno dei tre è un romanzo sono dei libri di non fiction il primo è un libro di Ali Beltrame e eh, Laura Mazzarelli, che si chiama invece di dire prova a dire. Casa Editrice Mondadori. Allie Beltrame è una trainer genitoriale, cioè che la definisce anche una mentore genitoriale, una donna, una formatrice, esperta proprio di educazione, che fin da piccola quando le chiedevano tu cosa vuoi fare da grande lei rispondeva la mamma. Poi si è resa conto crescendo che la sua idea di essere un genitore era molto diversa dalla realtà e che era invece necessario continuare a formarsi, a prepararsi e eh, a studiare e a capire anche come l'educazione debba essere concertata e, e, e stabilita, cioè capire quali sono quelle, quelle dinamiche, quelle procedure che permettono poi un reale rapporto educativo. E così nasce questo libro, Invece di dire Prova a dire. Che è un libro che io mi sento veramente di consigliare a chi pensa di avere dei figli o a chi è diventato genitore da poco o a chi è genitore in generale. Perché? Perché è un libro che. Attraverso un linguaggio molto semplice, molto diretto, con degli esempi pratici, investe sul linguaggio come strumento educativo positivo e propositivo per migliorare la relazione interfamiliare fra genitori e figli. Molto spesso i genitori utilizzano in maniera, diciamo, diretta, poco pensata, certe frasi, certe formule, anche certi rimproveri che sembrano innocenti, ma in realtà non lo sono e minano moltissimo la relazione educativa. Quindi le autrici propongono di sostituire certe frasi, certi rimproveri che possono essere molto dannosi da tanti punti di vista con delle frasi incoraggianti o comunque ristrutturate in modo da creare una relazione educativa molto più solida basata appunto sul rispetto, sull'affetto, eh, sì rispetto ma è rispetto reciproco all'interno del, della relazione educativa. Per esempio invece di dire ascoltami quando ti parlo. Che cosa si può dire ad un bambino? Devo dirti una cosa molto importante. E con questo che cosa facciamo? Cambiamo il focus. Non stiamo rimproverando. Ascoltami quando ti parlo. Cioè il focus non è su di me che sono importante, quindi tu mi devi ascoltare, ma è su di lui, su di lei. Le stiamo dicendo ti devo dire una cosa molto importante. Le mettiamo curiosità e soprattutto la mettiamo nella condizione di ascoltare. Oppure Invece di dire è tardi, muoviti, prova a dire andiamo, i tuoi amici ti aspettano per giocare. È un altro modo che funzionano, coinvolge di più invece di essere un'esortazione, un imperativo, un rimprovero. E io credo che sia interessante per vari aspetti e penso che possa essere interessante anche se siete insegnanti, perché tante di queste espressioni, magari con delle sfumature diverse, le utilizziamo anche in classe, le utilizziamo anche con i nostri educandi, se siete educatori in generale e molte volte queste frasi appunto hanno dei risvolti fortemente negativi, perciò prendere consapevolezza del potere del linguaggio e dell'importanza di utilizzare un linguaggio appropriato ai fini dell'educazione è una grandissima risorsa per quanto riguarda questo ambito. L'altro libro di cui voglio parlare è un libro che mi ha un po' infastidita, a dirvi la verità. Eh, piccola premessa: io seguo l'autore eh, su Instagram. Eh, mi ha incuriosito per diverse cose, anche su Facebook forse. Mi ha incuriosito per diverse cose che ha detto. Il suo pensiero, per alcuni aspetti, lo condivido. Eh, avevo piacere di leggere qualche suo testo e vedere un po' come, su una eh, tipologia testuale più estesa di un post su un social network, esponesse il suo pensiero. L'autore è Leonardo Caffo, che è un filosofo. Immagino che molti di voi lo conoscerete. Fra l'altro, è originario della mia stessa città e siamo anche coetanei, anche se non è mai capitato di incontrarsi, vabbè ma sono città grandi e lui adesso è appunto una figura affermata, insegna in università importanti e collabora anche con diverse testate quindi è una figura che ha un suo peso nel dibattito filosofico contemporaneo il libro che ho letto è il suo ultimo arrivato in libreria per Einaudi cioè Velocità di fuga Velocità di fuga è un breve testo nel quale l'autore Rintraccia sei parole per identificare il contemporaneo. Come facciamo a definire la contemporaneità? Fermo restando che la storia che noi chiamiamo contemporanea in realtà è sempre contemporanea a chi la vive. Cerca di identificare delle parole. Queste parole le trova. Le parole sono attesa, semplicità, ecologia, isolamento, anticipazione e offline. Questo testo è molto breve ed è stato elaborato nel corso di diversi incontri che lui ha tenuto con degli universitari. Quello che io ho percepito leggendo questo testo... È tuttavia una grandissima voglia di ricercare e di trovare delle parole che potessero identificare il contemporaneo, ma degli argomenti poco sviluppati. Forse durante il corso di questi incontri c'è stata occasione di parlarne lungamente, quindi di sviscerarli, di argomentarli. Il problema è che poi una volta entrati all'interno di un testo così breve, questi argomenti, a mio avviso, non sono stati trattati nella maniera più completa. Lui fa molto riferimento... Spesso ad altri testi scritti da lui, quindi c'è un'autoreferenzialità di fondo per cui dice: eh, stiamo parlando di questa cosa qui che si riferisce come ho fatto in quell'altro libro e ti indica qual è il libro. Che può anche andare bene, però se io mi accosto a conoscere quest'autore per la prima volta vorrei sapere che cos'è il suo pensiero nella maniera più comprensiva possibile, e se non è possibile farlo, magari un certo tema nemmeno, nemmeno accennarlo. Ho trovato poi determinate cose che mi hanno... Lasciato un po' perplessa soprattutto per quanto riguarda la decodificabilità di questo testo che si presenta come un, ehm, un ragionamento accessibile a tutti, cioè si presenta come un testo divulgativo che può essere letto da chiunque. In realtà io trovo che ci sia ancora un fortissimo stampo accademico del quale immagino sia difficile liberarsi se fai l'accademico nella vita, però è proprio un cozzare di intenzioni quello che ho eh, riscontrato nel libro e in particolare certe affermazioni che... Lette senza il dovuto contesto, senza la dovuta contestualizzazione, appunto, potrebbero risultare un po' strani. Per esempio, quando lui dice che bisogna amare Heidegger anche se è la mano del nazismo, io intendo il ragionamento che c'è dietro, ma magari una persona che di filosofia ne sa un po' meno, non è che io ne sappia tantissimo, però quantomeno ho cercato di seguire il suo ragionamento. Eh, però che cosa ne desume un lettore medio che ci sia accosta? Oppure quando dice che bisogna amare, perché sono le sue parole, amare un pensiero perverso e psichedelico. E, e qui eh, c'è un'affermazione anche piuttosto forte: cioè amare un pensiero perverso e psichedelico rispetto a che cosa? Di cosa stiamo parlando? Eh, io lo seguo il suo ragionamento, fra l'altro fino a un certo punto, perché l'ho riletto due volte questo testo mentre ero Southout Thampton. C'erano alcune cose che non mi tornavano proprio. E, e però mi chiedo: insomma, non è che sia un po' frettoloso il modo in cui queste tematiche importanti siano state trattate. Insomma, mi farebbe piacere confrontarmi con voi su questo aspetto: cioè molto spesso ci sono dei testi scritti da accademici, come succede in questo caso, che si presentano, si vogliono presentare come divulgativi. E per me divulgativi significa accessibile ad un pubblico medio. Ciò considerato. Dobbiamo renderci conto di chi è il pubblico medio e oggi siamo quasi tutti pubblico medio, cioè tutti coloro che hanno un'istruzione, eh, diciamo che non si ferma alla terza media, cioè istruzione superiore. Poi vabbè, ci sono delle sfumature ovviamente. Però già siamo nell'ambito di un pubblico medio e quello è il pubblico medio. Non lo so, non sto facendo delle affermazioni, sono delle domande che lascio aperte per voi. Cioè, trovate che eh, gli accademici quando pubblicano dei libri divulgativi siano veramente leggibili dal pubblico medio o comunque restano sempre abbastanza dentro un certo sistema, un certo modo di comunicare, che non è vero che sia proprio accessibile così tanto al di fuori delle porte universitarie della facoltà nella quale lavorano. L'ultimo di questi testi che mi dà occasione di riflettere insieme a voi è un altro saggio, sempre letto durante questo, questa settimana a Southampton, eh, tra voli aerei e mattinate in cui non si capisce perché mi sono svegliata prestissimo, ma veramente prestissimo, ed è Lo spazio dell'immaginazione di Ian McEwan. Questo immagino che l'avrete visto in libreria perché è uscito da poco e si trova facilmente. Un testo in Audi molto piccolo, fra l'altro po' costoso rispetto a quello che contiene, però... I libri più sono piccoli più costano, ci sono proprio delle spese eh, concrete eh, di, do, dovute alle, alle stampe proprio per questi formati. Yamiche Owen è uno scrittore che a me piace molto, mi piace come narratore, mi piace anche come, come pensa eh, le sue idee sulla narratologia e quant'altro. In questo caso parla del ruolo dello scrittore in questo libro e lo fa partendo da un incontro, un incontro tra Miller e Orwell, quindi stiamo parlando di due scrittori. Importantissimi del Novecento, ma due scrittori antitetici totalmente antitetici, cioè Miller avete presente, no? il Tropico del cancro, il Tropico del Capricorno, cioè romanzi veramente molto mm, forti, molto spregiudicati, eh, senza peli sulla lingua né da una serie di altre parti, e eh, 1984 invece è un romanzo politico per eccellenza, lui è un personaggio, poi è George Orwell è un personaggio che si impone anche sulla scena per altre ragioni e infatti il cuore di questo testo è proprio la domanda Rispetto al ruolo dello scrittore nel contemporaneo, Yam Chiwan parla di questo famoso ventre della balena, cioè quel luogo ameno e soprattutto isolato dal mondo nel quale lo scrittore e la scrittrice si dovrebbe ritirare per poter dare vita ad un lavoro di scrittura pensato, ragionato, studiato, un lavoro che si può fare soltanto se si esce un po' dal mondo. Tuttavia, c'è anche una necessità la necessità del poeta, la necessità dello scrittore, che è quella di immergersi nel mondo e di fare del verismo, non in senso di movimento culturale, ma di quello che osserviamo, l'anima di ciò che si racconta. Cioè c'è sempre stata questa sorta di, 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 eh, di lotta no, intestina tra questo bisogno di escludersi, di ritirarsi, studiare e scrivere e la necessità invece di stare nel mondano, nel contemporaneo di bagnarsi e sporcarsi le mani, creare quei libri di ferro, cioè quelle cose che affondano nella realtà. E il testo di Orwell fondamentalmente tratta questo tema. Eh, io non voglio approfondire la questione perché secondo me se siete appassionati di scrittura è un testo da leggere, un po' per capire anche eh, l'argomento che non è nuovo sicuramente nella, nel dibattito letterario, no, è un tema piuttosto antico, eh, pensiamo soltanto a Cesare Pavese fra tutti, però... Eh, è un tema sempre verde che ritorna sempre un po' di moda. Ed è stato un po' anche eh, la domanda che ha ispirato il eh, progetto parole randage, il progetto di interviste agli scrittori e alle scrittrici che sto eh, conducendo qui sul canale che molti di voi stanno seguendo e che eh, ha permesso a me e a mio marito Salvo di incontrare scrittori e scrittrici in Italia di fare delle domande reali, quindi di uscire, di investire dei soldi eh, perché abbiamo autofinanziato tutto eh, di Prendere contatti con le persone di metterci la faccia rischiando anche che le cose potessero non andare esattamente nel migliore dei modi, ma io credo che quando le cose si fanno con, con purezza, con autenticità e soprattutto con la voglia, la voglia di fare qualcosa di pulito ma di, eh, di utile semmai pulito e utile non possono andare male. Poi il male forse talvolta il male è negli occhi di chi guarda. Per finire con, questa, con questo wrap up un po strano di oggi, eh, vado con gli ultimi due libri. Ho eh, un romanzo e un saggio. Va bene, tengo il romanzo per ultimo, vi faccio vedere il saggio. Leggere senza stereotipi, discosse. Percorsi educativi 06 per figurarsi il futuro. Casa editrice 79. Casa editrice che mi piace moltissimo, fa un grande lavoro per quanto riguarda la promozione dell'identità di genere, della conoscenza delle tematiche relative all'identità di genere. E eh, ho letto diversi libri, sia romanzi che altre proposte come questo. Ve ne ho parlato spesso di 7-9. Credo che abbia un catalogo molto interessante che tutti gli educatori dovrebbero andare a spulciare. Quindi andatevela a cercare come casa editrice. Scosse, che cos'è Scosse? Scosse è un'associazione romana che si occupa di formazione degli insegnanti, eh, degli educatori, delle educatrici. C'è un progetto da loro curato che si chiama Leggere senza stereotipi. Che è appunto il titolo anche di questo testo: che è una raccolta di percorsi, di percorsi tematici per trattare, per parlare con i bambini, in particolare di questa fascia qui dal 0-6, di tematiche che hanno a che fare con l'identità di genere, le famiglie alternative, tipi vari appunto di famiglie, ma anche il riconoscimento di sé, il ruolo, il ruolo personale, il ruolo all'interno della famiglia, ma anche all'interno. Della società e lo fa proponendo una serie di albi illustrati, perciò ci vedrete all'interno: ci sono degli albi eh, e anche dei percorsi proprio tematici che vengono sviluppati eh, in modo tale da poter ideare di poter pensare anche delle letture alternative di certi temi per esempio questo è il mh, percorso che riguarda le fiabe letture alternative delle fiabe anche in senso di un'ottica di inclusione di genere e qui ci sono dei testi proposti qui c'è i tre i porcellini eh, di topi pittori della casa editrice topi pittori oppure il mostro peloso eh, di M edizioni insomma sono vari l'unico appunto che mi sento di fare rispetto a questo libro che resta uno strumento molto valido per Orientarsi nella ricerca di albi illustrati a tema, l'unico appunto riguarda una mancanza che secondo me eh, dovrebbe essere colmata a maggior ragione da autrici così attente, accorte rispetto all'argomento ed è eh, la tematica dell'adozione che come succede quasi sempre nella nostra società contemporanea, perlomeno italiana, viene tenuta a margine come se fosse una cosa che non esiste. C'è soltanto un albo all'interno di questa raccolta, di questa mia edizione, nel quale questo tema c'è, ma comunque non è il tema principale dell'albo, cioè è una componente eh, di un albo nel quale si parla di tante altre cose. Quindi dal momento che questo testo ha ah, tante ristampe, ogni volta che viene ristampato la bibliografia viene aggiornata. Secondo me, in un'altra ristampa sarebbe anche eh, importante inserire quest'altro tipo di dimensione perché parliamo di tantissimi tipi di famiglie, come giusto che sia, però della famiglia adottiva non si sa perché ci dimentichiamo. Andiamo quindi con l'ultimo. Eh, l'ultimo è in realtà stato il primo libro che ho letto questo mese, cioè, l'ho cominciato all'inizio di ottobre poi me lo sono portato dietro per quasi eh, sono partita, poi sono ritornata, l'ho finito per diciamo i primi dieci giorni due settimane più o meno fra partenze e ritorni, insomma il libro è punto di fuga di Mikhail Shishkin casa editrice 21 lettere libro che mi avete consigliato voi o meglio il libro che mi avete fatto leggere voi perché nel video dedicato alla mia sfida dello scaffale strabordante che fra parentesi sta andando malissimo come immaginavo che sarebbe successo, va bene ma poi ne parleremo a suo tempo vi avevo chiesto di votare fra tre titoli e quello che è stato più votato è appunto eh, questo qui, Punto di Fuga, che quindi ho letto libro che avevo in casa da un po' perché è eh, il libro che ha vinto il premio strega europeo del 2022 pari merito con Primo Sangue di Amelino Tomb, mia adoratissima Amelino Tomb questo libro ha vinto tutto quello che poteva vincere in Russia l'ha vinto ed è una storia molto particolare Dunque, un romanzo eh, tradotto da Emanuela Bonacorsi un romanzo che ci porta a conoscere due personaggi che intrattengono una relazione a distanza scambiandosi delle lettere. Quindi è un romanzo epistolare. Lui è un soldato che è partito dalla Russia per andare a combattere in un paese lontano. Lei invece è una ragazza all'inizio della storia. I due sono innamorati, comunque hanno un momento di avvicinamento, poi sono costretti a separarsi proprio a causa della guerra e mantengono i contatti grazie a questo scambio di lettere. Uno scambio di lettere che continua nel corso di molto tempo e che segue un, un, un andamento temporale quasi discronico. Cioè da una parte c'è una velocizzazione rapidissima e molto sincopata degli eventi nelle lettere di lui. Dall'altra parte assistiamo invece ad una dilatazione degli eventi e soprattutto una dilatazione della memoria nelle lettere di lei. Leggendo il libro poi capirete perché avviene questa sfasatura fra le due narrazioni, fra le due, fra le due linee seguite dalle lettere. In particolare, io mi sono sentita vicino alle lettere di lei, soprattutto in una parte, perché lei racconta molte cose che riguardano la sua vita. La sua famiglia originaria, i rapporti con sua madre, i rapporti con quello che verrà, insomma, le ci racconta molte cose e io mi sono sentita vicina a lei per alcune cose. Però vi devo dire che rispetto a questo libro ho vissuto uno stato d'animo molto conflittuale, come vi dicevo all'inizio, un po' la stessa cosa che mi è successa con L'amore ai tempi del colera, ma qui è ancora peggio perché quando lo leggevo... Durante le sessioni di lettura non vedevo l'ora di terminare. Appena finivo, trascorrevano 10-15 minuti e mi accorgevo che non facevo altro che pensare a questo libro. E poi avevo voglia di ritornare a leggerlo. E quindi, quando ci stavo dentro, me ne volevo andare, quando ero lontana, volevo tornarci. Insomma, aveva tutte le caratteristiche di una relazione sentimentale e disfunzionale. E non so esattamente a cosa sia dovuta questa cosa, forse perché in effetti è un libro abbastanza. Ehm, per, per, per tanti aspetti, cioè mi ci sono trovata, mi ci sono sentita, però sapete quando un libro vi racconta cose su voi stessi che voi non avete voglia di sentire? È un libro nel quale c'è un grandissimo spazio lasciato alla memoria, non è una narrazione in cui la trama ha il peso maggiore. È una narrazione nella quale i vissuti emotivi, i ricordi in particolare e i vuoti e i pieni della vita hanno il potere di richiamare alla memoria delle suggestioni, di evocare qualcosa, i nostri morti emotivi o svenuti emotivi, dipende da quanto tempo abbiano passato assopiti, di richiamarli alla memoria e di farli rivivere eh, in qualche modo. E, che dirvi, eh, ve lo consiglio, eh, sì e no, <ride> è un libro che immagino possa piacere a un certo tipo di persone non sicuramente un libro che insomma non è un best seller, è un libro anche molto lento, è un libro che potrebbe piacere a chi ha amato che tu sia per me il coltello di Grossman, quello sicuramente sì, perché ci sono le, le lettere, perché questo scambio di lettere avviene fra un uomo e una donna e perché attraverso le lettere si crea una sorta di fenditura interna ed è questa fenditura che permette a chi scrive di conoscere meglio se stesso ci cioè sono delle lettere in cui non è tanto importante il destinatario, perché infatti non c'è un botte risposta, ma questo squarcio che attraverso la scrittura e la presenza di un destinatario forse quasi più immaginario che non reale, permette di entrare più a contatto con certe cose di sé con cui bisogna fare i conti. Sicuramente è un libro scritto molto bene. Sulle emozioni, insomma, che ha suscitato, penso di essere stata abbastanza eloquente. Bene, per oggi mi fermo qui. Ho concluso anche il mese di ottobre. Io vi ringrazio se siete rimasti con me, se siete rimaste con me fino alla fine di questo video. In particolare, vi ringrazio se siete rimaste con me tutto questo tempo e questi anni che abbiamo trascorso insieme. Il canale per me è sempre stato un posto di grande. Fiducia, un posto che mi ha permesso di incontrare delle persone bellissime, di fare tantissime esperienze, di prendere tanti contatti, di prendere più consapevolezza di me, di acquisire un po' più di sicurezza eh, in me stessa e quindi è un luogo che mh, continuo a curare e di cui sono felice perché nonostante siano passati degli anni e le cose magari sono cambiate però attraverso il canale ho trovato anche un modo di raccontare una parte del mondo mio e che può diventare un mondo di tante altre persone quindi vi ringrazio tantissimo per essere sempre stati qua o per essere arrivati e aver continuato a seguire, e io vi mando un caro abbraccio. Noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video qui sul canale. Ciao!